Ciao a tutti poracci, oggi video super improvvisato e super spartano perché mi è arrivato con un giorno di anticipo uno dei giochi più attesi dell'anno, del decennio, di sicuramente di tutta la generazione videoludica. Sto parlando di The Last of Us Parte 2 in edizione Steelbook, edizione limitata disponibile solo su Amazon. E faccio questo video non solo per condividere con voi questo spacchettamento abbastanza semplice, perché all'interno non ci sarà niente di che, non si tratta della Collectors con la statuetta, ma anche per dirvi che effettivamente è stato rotto il day one e quindi, se volete, potete già andare da GameStop, ad esempio, da qualche altra catena dove avete prenotato il gioco e pretenderlo, perché è in circolazione e quindi se una catena ha rotto il day one lo possono fare anche tranquillamente le altre. Detto questo, facciamo al volo questo unboxing e poi qualche considerazione prima di iniziare l'avventura di Ellie. Quindi togliamo il cellophane. Dietro la confezione riporta qualche immagine di gioco con pochissime scritte. Vediamo se riesco a metterle a fuoco. Scopri le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle azioni di Ellie mentre ti avventuri in un'incessante ricerca di vendetta. Oh, la trama praticamente del 2 condensata in pochissime parole, una storia profonda ed emotiva. Vabbè, abbiamo capito, giocherà parecchio sulle emozioni ed effettivamente io adesso sono stra emozionato. La cover è molto fica, molto molto fica, e diciamo trasmette subito il mood giusto. Togliendo il cartoncino esterno abbiamo la steelbook vera e propria, che riporta invece sempre Ellie, meno incazzata, disegnata a mano. Dall'altro lato invece abbiamo il faccione dell'altro protagonista, nonché volto principale del primo episodio, ovvero Joel, che anche qui ricoprirà un ruolo fondamentale. Guardando l'interno della confezione invece abbiamo due dischi, ma non sono due dischi di gioco, perché proprio come Final Fantasy VII abbiamo un disco per l'installazione, il data disk, e invece il secondo disco, che è quello di gioco, che andrà inserito una volta completata l'installazione. A tal proposito, ragazzi, vi segnalo che è riportato sul retro della copertina di cartone che l'installazione richiede circa 95 giga, che non è poco, quindi probabilmente dovrete disinstallare Call of Duty Warzone dal vostro hard disk per fare un po' di spazio. E quindi, se avete voglia di giocarci da subito, mi raccomando, tenete conto che ci vorrà un pochino per l'installazione. Detto questo, ragazzi, io non vedo l'ora di provare il gioco. L'edizione è una steelbook, è figa, ma non contiene nient'altro. Non me la sono sentita di investire eccessivamente per l'edizione da collezionisti, anche perché non sono un amante delle figure, mentre devo dire che sto iniziando ad apprezzare molto le steelbook. E tra questa, quella di Final Fantasy VII, ma anche quella di Control, sono molto soddisfatto e inizio ad avere una buona collezione anche di steelbook per PlayStation 4 e devo dire che mi piacciono molto. Il gioco, che ve lo dico a fare, lo attendo da anni ormai. Il primo per me è stato un episodio fondamentale proprio all'interno della mia carriera videoludica. Non vedo l'ora, insomma, di proseguire, anche perché le recensioni sono più che entusiaste. Presto ne riparleremo su questo canale, una volta che lo avremo giocato con calma. Sarò felice, insomma, di condividere con voi anche questa mia esperienza. Mi raccomando, se questo video vi torna utile, lo potete utilizzare per convincere i commessi del GameStop a rompere il day one. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per unboxing, approfondimenti e news riguardanti il mondo videoludico. Io sono il Poro Michele, emozionatissimo. Ciao!